L'11 febbraio si celebra la giornata internazionale delle donne nella scienza e noi ne parliamo dal punto di vista storico. Sappiamo, ma è sempre il caso di ricordarlo e ripeterlo, che nel corso dei secoli le donne sono state escluse dalla vita sociale, emarginate e vessate. E nonostante l'avvento del sapere scientifico e di ideali nobili come democrazia, libertà, uguaglianza, anche il mondo della scienza non ha fatto eccezione. La prima donna a laurearsi al mondo fu Elena Cornaro Piscopia, nel lontano 1678 a Padova. Non le fu permesso di laurearsi in teologia e dunque dovette laurearsi in filosofia e non poté nemmeno tenere un insegnamento universitario. Pochi anni più tardi, a Bologna nel 1732, Laura Bassi invece non solo riusciva a laurearsi in filosofia, ma otteneva anche la prima cattedra universitaria concessa a una donna e nel 1749 iniziò anche a insegnare fisica sperimentale. Elena e Laura furono due donne straordinarie che, nonostante questo, non poterono avere, come tutte le donne del loro tempo, la fama e il riconoscimento che avrebbero meritato. La loro storia non segnò un profondo cambiamento nella situazione, ma fu anzi solo un'eccezione alla regola che impediva alle donne di ricoprire incarichi o addirittura di studiare. Ancora nel corso dell'Ottocento, nonostante il progressivo affacciarsi sul panorama scientifico di alcune donne, la situazione non cambiò. Pensate che ancora nel 1873 il medico statunitense Edward Clark, professore alla Harvard Medical School, si schierò apertamente contro l'istruzione superiore femminile perché è fermamente convinto che questa impedisse un corretto sviluppo dell'utero e delle ovaie nelle donne. Clark, infatti, sembrava voler applicare al corpo femminile, e solo al corpo femminile, la legge della conservazione dell'energia, sostenendo che un eccessivo sforzo del cervello impedisse di fatto il corretto sviluppo degli organi sessuali e che per la preservazione della razza fosse il caso di non far studiare le donne. Pur non presentando prove significative, la sua teoria fu presa in seria considerazione dalla comunità scientifica e si dovettero aspettare 4 anni prima che la dottoressa Mary Putnam Jacobi presentasse uno studio molto approfondito, ricco di prove, che smontava la teoria di Clark. Inutile dire però che l'idea del medico statunitense non era che l'espressione più becera e concreta di un punto di vista condiviso dalla maggior parte della società di quel tempo. Pochi anni dopo, in Francia, come sappiamo, Marie Curie, nonostante tutte le difficoltà che aveva dovuto affrontare da donna, peraltro immigrata, riusciva a vincere 2 premi Nobel nel 1903 in fisica e nel 1911 in chimica, dedicando letteralmente la sua vita allo studio della radioattività e donando alle generazioni future un sapere di enorme importanza. Come madre, inoltre, si impegnò per trasmettere la sua passione per la scienza alla figlia Irene, che non fu da meno perché nel 1935 vinse il Nobel per la chimica. Ma la giornata che celebriamo oggi è comunque di grandissima importanza, perché sempre prendendo ad esempio i premi Nobel, ci basti ricordare che dal 1901 al 2016 sono stati assegnati 885 premi a persone e 26 a organizzazioni. Di questi, solo 49 a donne e solo 16 per le scienze. Questi numeri ci mostrano chiaramente quanto è ancora lunga la strada da percorrere affinché nel mondo tutte le donne siano messe in condizione di potersi dedicare alla scienza e di dare il loro contributo. Non si tratta solo di questione di genere o del bene di una parte, ma di limpida consapevolezza che così facendo creeremmo un mondo decisamente più bello e che tutti ne trarrebbero giovamento.